L'incertezza politica suggerisce cautela ai datori di lavoro sulla possibilità di assumere, a testimonianza di una fase stagnante per il mercato del lavoro italiano. E il quadro previsto da Manpower Group nella consueta indagine trimestrale sull'occupazione, che riguarda il periodo luglio-settembre. Il 5% dei datori di lavoro si aspetta di incrementare il proprio organico, il 5% prevede un calo nelle assunzioni, mentre secondo l'89% non vi sarà alcuna variazione, la previsione netta sull'occupazione è 0%. A seguito degli aggiustamenti stagionali, la previsione si attesta a quota meno 2%. Le previsioni sulle assunzioni in Italia risentono della cautela del periodo di instabilità politica in cui è stata condotta la survey, specialmente per quanto riguarda le microaziende. Dal nostro osservatorio percepiamo una situazione di stabilità e, in diversi settori come tech e IT, di aumento delle richieste, commenta Riccardo Barberis, ad Italia di Manpower Group, a corredo della ricerca. Alcuni dei profili più richiesti come il tecnico meccatronico e il Big Data Analyst rappresentano un'opportunità e allo stesso tempo una sfida. La mappa alla ricerca evidenzia uno spaccato molto differenziato a seconda dell'area regionale. I datori di lavoro più ottimisti sono quelli del Nord-Est e Centro Italia. Nel corso del terzo trimestre 2018 è previsto un modesto aumento degli organici, con una previsione netta sull'occupazione del più 2% nel nord-est e del più 1% nel centro Italia. Tuttavia, è previsto un calo degli organici nel sud/isole, con una previsione del meno 4%, mentre per il nord-ovest la previsione è di meno 3%. Rispetto al secondo trimestre del 2018, le prospettive di assunzione si indeboliscono di 3 punti percentuali sia nel nord-est che nel nord-ovest. Tuttavia, la previsione per il centro Italia migliora di 3 punti percentuali, mentre i datori di lavoro del sud/isole riferiscono piani di assunzione relativamente stabili. I settori in linea col trimestre precedente, su 10 settori industriali oggetto della ricerca si prevede che il numero degli occupati calerà in 6 e aumenterà in 3. Il settore che registra la situazione più critica continua ad essere l'agricoltura, caccia, selvicoltura e pesca meno 11%, mentre si prevedono ottime opportunità nel settore O3K più 6%, finanza, assicurazioni, immobiliare e servizi aziendali più 5%. Confronto tra dimensioni aziendali. Analizzando la ricerca dal punto di vista delle dimensioni aziendali, per il prossimo trimestre si prevede che gli organici cresceranno in 3 categorie aziendali su 4. Grandi, medie e piccole aziende registrano una previsione di crescita dell'occupazione rispettivamente del più 21%, più 15% e più 5%. Tuttavia, le microaziende prevedono un calo del personale, riportando una previsione pari a meno 4%. Argomenti. Lavoro assunzioni copyright riproduzione riservata 15 giugno 2018.